Ora si registrerà sarà la conferenza. l'incontro e avrete la possibilità di riascoltare chi vuole la registrazione. E partiamo appunto con la lezione di oggi, che come sapete è dedicata alla manutenzione, al tema della manutenzione del verde. Il tema della manutenzione del verde è qualcosa che spesso rischia di essere un po' trascurato, deconsiderato come qualcosa di secondario. In realtà, appunto, le sistemazioni a verde hanno questa peculiarità rispetto a opere di muratura, imbiancatura, eccetera, che hanno a che vedere, come abbiamo detto altre volte, con esseri viventi che iniziano a cambiare nel momento stesso, il giorno dopo, rispetto alla loro sistemazione. Quindi non possiamo mai separare l'aspetto di creare la giungla, di creare la sistemazione a verde e il manutenere il verde, la sua cura nel tempo. Ecco perché insomma, ho voluto dedicare una lezione specificamente a questo, anche se il tema è come sempre molto vasto e come sempre sarà necessario dare dei flash che non esauriranno tutto quello che ci sarebbe da dire, ma che spero possano essere i flash più insomma, interessanti e utili per voi, per le vostre esigenze. Ecco, partiamo da qualche premessa. La natura non avrebbe bisogno di noi, non avrebbe bisogno delle nostre cure. Il fatto è che il verde urbano è sempre un compromesso, è sempre una via di mezzo tra, una via di mezzo, sì, un compromesso tra le esigenze nostre e le caratteristiche dell'elemento naturale, quindi tra natura e artificio. Poi abbiamo visto che questo compromesso può essere più o meno spostato verso la natura, come nel giardino naturale, o può essere più spostato verso le nostre esigenze, come nel giardino produttivo, eccetera, eccetera. Però c'è sempre questa esigenza che comporta dunque di intervenire, di seguirlo nel tempo, di mantenere nel tempo questo equilibrio. Poi va detto anche che alcune delle specie e delle varietà che noi utilizziamo sono un nostro prodotto, sono già una sorta di artificio scelto in base alle esigenze umane. Pensiamo agli agrumi. Gli agrumi sono delle piante che derivano tutte, si ritiene, da tre specie, dal mandarino, dal pomelo e dal cedro. Queste specie fin dall'antichità sono state incrociate, ibridate e già millenni or sono nati quindi l'arancio dolce, l'arancio amaro, il limone e via discorrendo fino ad arrivare alle specie e varietà più recenti. Però ecco, laddove la specie o la varietà che utilizziamo è anche qualcosa che non si troverebbe in natura, ma che è già un qualcosa po' di frutto dell'artificio umano, mediamente avrà bisogno di qualche cura in più, come non so, mi viene l'esempio delle razze canine. Una razza canina molto affine al lupo probabilmente potrebbe adattarsi anche a vivere allo stato naturale, in natura. Un cane bassotto, no, ecco, non riuscirebbe a sopravvivere in un contesto naturale, ha bisogno di più delle nostre cure. E la cura del verde, dunque, è fatta di tutta una serie di azioni che io qui ho riassunto in questo elenco puntato, che riguarda potature e sfalci, cioè asportazione di una parte della materia vegetale, rimozione di piante infestanti, cioè di piante indesiderate rispetto ai nostri obiettivi. Poi lavorazioni del terreno e concimazioni, cioè la cura del suolo, del terreno, l'irrigazione, quindi irrigazione di complemento, spesso e volentieri abbiamo visto essere necessaria, e quindi la cura di questi equilibri idrici,
I trattamenti fitosanitari, possibilmente qui in questa lezione parleremo di quelli soprattutto ecocompatibili, però ecco una cura della salute e poi una parte che spesso anche qui tendiamo a dimenticare che è la gestione del materiale di risulta, che spesso sono quantità importanti di materiale vegetale che esce dagli interventi di manutenzione e di questo parleremo verso la fine della lezione di oggi. Partiamo dunque dalle potature e ecco, la potatura è qualcosa che non riguarda soltanto la forma, ma riguarda anche l'equilibrio della pianta e quindi la sua salute. Rispetto alle potature esistono specie che tollerano meglio le potature, lo abbiamo visto, che sono quindi più plastiche, tra virgolette, e che si adattano un po' a ogni tipo di potatura, altre lo sono molto meno, in particolare l'alto fusto e all'interno dell'alto fusto direi in particolare le conifere. Ecco, su questo una cosa che mi preme sottolineare, che a volte mi sono accorto non essere chiara, anche parlando con amministratori, con persone che devono prendere delle decisioni sulle potature, sul verde, ecco, la pianta in natura non avrebbe bisogno di potatura. Siamo noi che interveniamo per adattarla alle nostre esigenze. Cioè, quali sono le nostre esigenze? Magari per motivi architettonici o paesaggistici non vogliamo che un albero di prima grandezza abbia la chioma così imponente come lo avrebbe in natura, oppure dal punto di vista produttivo non vogliamo raccogliere le olive o le albicocche a 10 metri, per cui ci teniamo l'albero da frutto, l'olivo di una dimensione più adatta alle nostre esigenze. Eccetera, eccetera, se ne possono dire tanti di motivi, però ecco, sono esigenze nostre che ci portano a potare la pianta. Quando sentite dire, e purtroppo si sente dire a volte, ah, così la pianta diventa più forte, hanno tolto tanta, insomma, potatura drastica perché così la pianta si rinforza, non è vero. La pianta mediamente con la potatura soffre e perde anche potenziali anni di vita. Ecco, quindi la pianta non è vero che ha bisogno di essere potata. E sulle potature partiamo dall'alto fusto, che è forse in molti contesti di verde urbano un tema caldo e su cui si vedono molte cose che non si dovrebbero vedere, molte situazioni che non si dovrebbero vedere. Ecco, in queste due immagini la potatura corretta. Potatura corretta è quella che si chiama la potatura di ritorno perché si torna indietro a una biforcazione, cioè non si lascia un moncone, ma si torna a una biforcazione, quindi eliminando una delle due branche della biforcazione e lasciando l'altra. Può essere in taluni casi anche quella più grande che si toglie, ma insomma si scende nella potatura corretta sempre a una biforcazione e non si lasciano capitozzi, monconi. E il taglio corretto è questo illustrato invece a destra, cioè si taglia diciamo, seguendo il collare del ramo, non si taglia parallelamente al. Diciamo, seguendo una linea dritta del fusto principale, ma si segue il collare. Ecco, questo è il taglio corretto. E spesso prima di fare il taglio corretto se ne fa un taglio un po' più a monte. Cioè una branca può essere anche molto pesante, un ramo può essere anche molto pesante, si leva prima buona parte del peso tagliando un po' più a monte rispetto a quello del taglio corretto. Di solito questo si fa facendo un'incisione sotto per evitare che poi il peso porti a uno scortecciamento, a scosciare il ramo, il taglio di sopra e poi una volta che è rimasto soltanto il pezzettino sopra il taglio corretto, in modo semplice si taglia lì dove deve essere il taglio finale. Ecco, questo sarebbe quello che bisognerebbe vedere sempre, purtroppo non è così. Alcuni principi generali. Innanzitutto non bisognerebbe togliere più del 25% della chioma.
Ecco, queste grosse potature che si vedono in cui si toglie quasi tutta la chioma sono sbagliate. Per alcuni addirittura il 10% della chioma, dipendendo anche dalle specie. Ci sono specie che tollerano un po' più di taglio e altre meno. Non bisogna capitozzare, su questo mi dilungherò un po' tra poco, cioè lasciare questi grossi monconi, no? Alle capitozzature che purtroppo si vedono spesso. Poi altre indicazioni sono evitare per l'alto fusto le stagioni di ripresa vegetativa, cioè la primavera in cui la pianta lavora per ricostruirsi per nuova vegetazione, e il momento autunnale, quello dell'abscissione delle foglie, e poi rispettare il portamento della pianta. Cioè le piante, gli alberi hanno il loro portamento, che vuol dire, pensiamo, l'abete c'ha il suo portamento piramidale, il cipresso il suo portamento fastigiato, colonnare, il pino a ombrello, altre specie hanno un portamento globoso. Ecco, seguire quello che è il portamento naturale della pianta permette, garantisce una maggior salute e quindi anche stabilità poi nel tempo della pianta stessa. E per fare queste cose il lavoro migliore si fa come sta avvenendo in questa foto, in cui dei tree climber con saliti in corda stanno lavorando. Ecco, il lavoro in piattaforma, che talvolta può essere anche una soluzione accettabile, lavorare in cestello, però è un lavoro che non permette di vedere la pianta da dentro, di lavorare dall'interno, insomma, con maggior correttezza e professionalità. E quindi ecco, il lavoro migliore è questo di personale altamente specializzato, che sono i tree climber. Ecco, in questa slide vi farò una carrellata di potature sbagliate, che purtroppo avvengono anche in località dove magari ci aspetteremo maggiore attenzione rispetto a tutto questo. Questa è una foto di Thai Decadore, e vedete questa alberatura, che capitozzature sono state fatte. Ecco. E nella foto successiva, sempre dal nord Italia, in provincia di Cuneo, abbiamo qui vicino un cartello, ci dice vicino c'è una scuola forestale, ma questo non ha impedito di realizzare questi interventi sbagliati. Quest'altra foto invece viene da Firenze, mostra due bagolari. Quello di sinistra ha la sua chioma naturale, che d'inverno sembra un po' un polmone, scusate. So che è successo. Che sembra un po' un polmone, mentre invece quella a destra, che tra l'altro aveva delle dimensioni che superavano come circonferenza anche i valori di monumentalità previsti dalla tabella ministeriale, è stato, diciamo così, sfigurato. E forse il caso più grave, ora qui ce ne sono un altro paio che ricordano più dei lampioni che degli alberi, e è probabilmente questo vi è, anche questa foto viene da Firenze. Questo era uno degli alberi monumentali del comune di Firenze, uno degli 11 alberi monumentali riconosciuti del comune di Firenze, un olmo che era, come mostra la foto a sinistra, molto bello, e è stato ridotto nel 2018 a poco più di un palo. Ecco, una vicenda che mi è parsa di una certa gravità, che però che forse avrebbe avuto, insomma, doveva essere degna di qualche titolo di giornale, invece né a livello mediatico né tantomeno di inchieste o altro si è mosso niente. Quali sono gli effetti della capitozzatura? Intanto, ecco, definiamola questa capitozzatura. Si tratta dell'asportazione totale o quasi della chioma con rilascio di grossi monconi. Che succede quando si fa questo? Innanzitutto si crea un grave squilibrio tra chioma e radici. La pianta si deve ricostruire la chioma molto in fretta. Tra l'altro, in questa chioma ha perso anche delle riserve di amido, eccetera, e quindi deve utilizzare le riserve delle radici per
rifarsi rapidamente tanta chioma e quindi anche a livello poi radicale ne esce indebolita. I tessuti della pianta vengono esposti a raggi solari e intemperie, si stimolano delle gemme che si chiamano gemme avventizie, che stanno diciamo, tutto intorno sul taglio vengono stimolate delle gemme che producono quindi dei rami avventizi naturali, verticali, che sembrano un po' all'inizio come una sorta di capelli che nascono da questo taglio e che nel tempo diventano delle alte torri più instabili, anche perché innestate in modo innaturale nel legno rispetto a quello che farebbero le gemme a legno normali che provocherebbero, diciamo, che costituirebbero la chioma normale. Le grosse ferite che la pianta subisce spesso non riesce a compartimentarle, divengono preda degli agenti della carie. La carie del legno è un fenomeno provocato da dei funghi, provocato da dei anche da dei degli insetti come cerambicidi e altri, insomma, capaci di scavare nel legno, agenti dai quali la pianta normalmente è in grado di proteggersi, ma con queste grosse ferite fa più difficoltà. Quindi queste grosse ferite diventano luoghi dove si inizia a formare carie, il legno inizia a cariarsi, a cavitarsi poi nel tempo e quindi a diventare la pianta nel complesso anche più pericolosa. E infine viene alterata in modo irreversibile la forma naturale della chioma. Quindi anche a livello estetico, a livello paesaggistico, a tanti livelli, diciamo, si ha un peggioramento. Qui vi ho messo una frase a proposito di questo termine che ho usato, compartimentare, che la teoria della compartimentazione negli alberi viene da una persona che si chiama Alex Schigo, che possiamo considerare il padre dell'arboricoltura moderna. La sua teoria è la teoria del CODIT, del Compartmentation of Decay in Trees. E lui dice questo: le piante si proteggono dalle patologie in modo diverso da come facciamo noi, da come fanno gli animali. Gli animali hanno un sistema immunitario con il quale coinvogliano anticorpi, coinvogliano globuli bianchi a combattere in loco l'avversario, il nemico che sta mettendo a rischio la salute, virale, batterico, quello che è. E le piante invece no, le piante creano delle barriere per limitare l'espansione della malattia. La pianta decide di rinunciare a quella parte e di crescere da un'altra parte. E quindi con delle barriere sia chimiche che meccaniche cerca di compartimentare diciamo, questa malattia. Ecco. Ecco, qui per concludere un po' sul discorso capizozzature e conseguenze negative, vi ho messo la foto di questo leccio. In realtà tutto questo boschetto di lecci mostra queste caratteristiche, cioè vedete una chioma innaturale fatta di tante torri verticali che sono nate da gemme avventizie in seguito a tagli, a capizozzature di qualche anno prima. Se confrontiamo invece col leccio di sinistra, che in fondo che ha la sua chioma naturale, che non è stato capitozzato e che è anche molto più bello, e si vede la differenza. Ecco, adesso, in caso di intemperie, questi rami, queste torri alte diventano più pericolose, quindi sarà necessario abbassarle. Spesso chi interviene dovrà ritornare al taglio precedente, al callo precedente, quindi ritornando a quella forma innaturale, o comunque dovrà scendere, diciamo, abbassare un po' queste torri perché non siano troppo pericolose. Ecco, la forma è compromessa e anche la salute. Qui non si vede perché la foto è scattata un po'
un po' a distanza, ma ci sono grosse segni di carie su questa pianta. E ecco, insomma, l'importanza quindi di una corretta gestione dell'alto fusto. Prendo qualche ultimo minuto sull'alto fusto per parlare di qualcosa che non riguarda la potatura, ma che riguarda comunque la sicurezza e la gestione del verde in città, che è il consolidamento. Partiamo da questa foto. Questa è una foto che ho scattato a un pino molto bello di oltre 4 metri di circonferenza, quindi potenzialmente monumentale anch'esso, però che ha un difetto molto evidente, che è questa V con questa che tecnicamente si chiama un'inclusione di corteccia. Cioè le due branche sono attaccate diciamo, con questa linea di frattura, che se la guardassimo in sezione vedremmo una discontinuità nel legno, e questo fa sì che rispetto a eventi estremi con venti forti, eccetera, questa pianta sia più a rischio di altre. E questo fa sì che abbia bisogno di un consolidamento. Io ho segnalato questa cosa al mio comune e ho chiesto che venisse fatto un consolidamento dinamico. Dopo alcuni mesi mi è arrivata la mail dicendomi che era stato provveduto, e sono andato a vedere e è stato effettivamente così. Questo ci dice anche come gli occhi del semplice cittadino possono dare un contributo a tenere, diciamo, a migliorare le situazioni varie che può presentare il verde in città. Il consolidamento può essere di vari tipi. In questo caso ho parlato di un consolidamento dinamico, cioè che utilizza dei cavi speciali, dei cavi flessibili che permettono un certo movimento della pianta, ma lo frenano un po' questo movimento. Quindi con i venti queste parti di chioma possono muoversi tra sé, ma molto meno di come lo farebbero in assenza di questi cavi flessibili. Diverso invece è un consolidamento di tipo statico che può essere necessario, come in questo disegno nel mezzo, in cui c'è una grossa ferita, una biforcazione aperta. Magari non si considera adeguato, non si considera adatta l'ipotesi di eliminare del tutto questa grossa branca, perché si squilibrerebbe troppo l'albero, e allora si fissa, diciamo, si consolida con dei cavi di tipo diverso, rigidi, che impediscano quasi totalmente il movimento. E la stessa cosa, sempre con cavi rigidi, può essere questo consolidamento di tenuta, così mostrato in quest'altro disegno, in cui c'è una branca, un ramo troppo lungo, pesante, che potrebbe essere pericoloso in certe situazioni, che quindi viene tenuto da un cavo. Come vedete, anche queste sono operazioni che si svolgono generalmente in tree climbing e che richiedono quindi personale formato e specializzato. Ecco, io esco un attimo dalla visualizzazione a schermo intero per vedere se ci fossero domande su questo. La capizzozzatura è stata vietata per legge, è uscito, diciamo, sono uscite le direttive ministeriali che in realtà non vietano, che sconsigliano e chiedono di abbandonare questa pratica. La capizzozzatura la vediamo che ancora viene fatta, a volte può essere molto difficile sfuggire laddove ci sono capizzozzature pregresse, cioè quindi in cui l'albero, in cui recuperare la forma naturale dell'albero è molto difficile, però ecco, comunque non, chi effettua una capizzozzatura non viola in questo momento almeno la legge.
il regolamento del verde urbano, almeno nella città di Firenze, la equipara a un abbattimento, nel senso che viene richiesta una scia, un modulo insomma, che viene richiesto per l'inizio lavori, cosa che invece non richiederebbe una potatura di rimonda, e tra l'altro che molte ditte non fanno, per cui ecco, mentre per gli abbattimenti tutti fanno prima la scia, riempiono questo modulo, questa pratica per le capitozzature, spesso questo non viene fatto. Però ecco, diciamo è una materia su cui ancora bisognerebbe così, intervenire un po' più decisi, perché appunto mette a rischio la salute degli alberi. Riprendiamo la presentazione a schermo intero. E, ecco, la potatura degli arbusti. Diciamo qualcosa anche della potatura degli arbusti, anche che è meno delicata rispetto a quella dell'alto fusto, però ci sono alcune questioni in gioco anche qui di cui bisogna tenere conto se vogliamo poi non trovarci brutte sorprese. Ne ho elencate alcune. Il fenomeno della dominanza apicale e le sue conseguenze, cioè i germogli apicali dei singoli rametti hanno la capacità di inibire le gene melaterali, e quindi questo fenomeno è quello che poi porta al fatto che la pianta si sviluppi con una certa forma. E quando interveniamo accorciando le gemme, diciamo, i rametti con la dominanza apicale, interveniamo sulla dominanza apicale, modifichiamo la forma. A volte può essere qualcosa che vogliamo fare perché vogliamo rinfoltire in basso e quindi stimolare le gemme in basso. Se invece vogliamo che la crescita avvenga su quell'asse lì, allora non dobbiamo intervenire sulla gemma dominante. Ecco. Un'altra questione in gioco è la fioritura. Ci sono specie, non tutte le specie fioriscono sul ramo dell'anno, e quindi una potatura troppo drastica può compromettere la fioritura della pianta che vado a potare. Ci sono piante che fioriscono sulle gemme dell'anno precedente o addirittura del legno di 2 anni prima. E lo stesso vale anche per la fruttificazione. Spesso diverse piante da frutto fruttificano sul legno degli anni precedenti. Poi ci sono altre questioni pratiche, come dicevo prima, l'altezza alle quali voglio raccogliere i frutti, ad esempio. L'irraggiamento della chioma, se io voglio che i frutti, la produzione avvenga sull'esterno per poi raccogliere meglio, la situazione migliore è quella in cui tutta diciamo, la chioma riceve una buona luce, invece all'interno la pianta viene svuotata, si fa una potatura cosiddetta a vaso. Ecco, insomma, queste sono alcune delle cose da tenere presente quando si pota. E potare che può significare va varie azioni diverse. Possiamo accorciare il ramo fino a una gemma vegetativa, allora diciamo che si parla di cimare, di cimatura. Possiamo fare questa cimatura, può essere molto spinta e lasciare soltanto uno sperone con poche gemme, con 2 o 3 gemme. Questo si fa in alcune tipologie di arbusti. C'è la spollonatura in cui si tolgono i polloni basali, i succhioni, quei rami verticali generalmente dell'ultimo anno. Poi un'altra azione che si fa con la potatura è quella di schiarire, di diradare, si tolgono i cosiddetti rami in concorrenza, cioè rami che partono più o meno dallo stesso punto e vanno grosso modo nella stessa direzione, se ne sceglie uno e se ne toglie l'altro o gli altri, rami che vanno a incrociare, quindi creano una situazione più disordinata. Ecco. E poi con la potatura possiamo anche ringiovanire, cioè asportare rami più vecchi, che riconosciamo essere più vecchi anche dall'aspetto, dal fatto che hanno più licheni, più insomma, una corteccia diversa, e favorire rami più giovani che
che vadano a riformare una parte della pianta. Poi c'è la potatura delle siepi, che è una potatura di mantenimento, si riporta la chioma alla forma e dimensione scelta. E nel caso dei boschetti si parla di taglio di pareggiata. Ecco, queste sono tante delle situazioni che può comportare la potatura. Ho aggiunto queste due foto con la prima foto, figure, la prima con il taglio corretto, e il taglio corretto da effettuare quando si pota, che non deve essere né troppo a ridosso della gemma né troppo lontano in mezzo all'internodo, perché si crea un moncone non troppo inclinato, eccetera. E poi un'immagine di una potatura di rosa rampicante, in cui c'è appunto l'azione in parte di ringiovanire, in parte di cimare, quindi di contenere. Un po' di contenere lo sviluppo e un po' di ringiovanire la pianta, di mantenerla sempre giovane. Qualche immagine, per non parlare solo così in termini teorici, la potatura sul glicine è un esempio di potatura che si fa di speronatura. Si lasciano speroni con poche gemme, con queste gemme cicciute, che sono gemme a fiore, che daranno le infiorescenze. Tra l'altro, la speronatura ripetuta poi porta da speroni precedenti spesso la pianta a sviluppare questi rametti corti e pieni di gemme a fiore. Quindi ha uno sviluppo contenuto e con una fioritura molto abbondante e molto continua. L'olivo è un classico esempio invece di potatura che dicevo prima a vaso. Si parla in genere di potatura a vaso policonico, il sistema più comune, almeno qui da noi in Toscana. Cioè un olivo svuotato al suo interno e con alcune branche principali intorno ai quali si formano dei co si lasciano dei coni di vegetazione, così che tutta la pianta riceva sufficientemente luce. Una pianta dopo la potatura che può essere attraversata con lo sguardo, mentre prima della potatura è una pianta molto a cespuglio, diciamo, che non è trasparente allo sguardo. Le ortensie, un esempio di quello che dicevo prima, di fiori, di specie che fioriscono sulle gemme dell'anno precedente, almeno le ortensie delle specie principali, la serrata e la macrofilla. Cioè, ciò significa che se voglio ringiovanire e diradare, devo comunque lasciare queste gemme verdi apicali, che sono quelle che saranno le prime a fiorire. E quando vado a accorciare, a cimare, andrò a farlo sopra le coppie di gemme dell'anno precedente. No, no, a posto. Oh, perché? Ecco. Ho problemi di linea oggi, non so, ho problemi di linea oggi, quindi vi ho ascoltato, ma non va e viene l'immagine, la voce, bellissimo Non so chi è che veramente, sta veramente parlando. bello, grazie, edificante. Mi sa che ho attivo il microfono. Qualcuno ha attivato il microfono e non so chi. Ecco, qualcuno sta dicendo di avere problemi di audio. Non lo so, ecco, magari poi spero che i problemi di audio possano essere risolti, poi magari si potrà ovviare, diciamo, ascoltando le parti perse con la registrazione che è in corso. Ecco. Io ritorno alla presentazione a schermo intero. Ecco, l'ultimo esempio che facevo era invece di questi di alberi da frutto, ciliegio e pero. Il ciliegio rientra nel gruppo delle cosiddette drupacee e il pero delle pomacee, che sono entrambi caratterizzati spesso da rametti come questo, chiamato mazzetto di maggio, con tante gemme fiorali in cima, o come questi, chiamati lamburde e borse con delle gemme a fiore, e è soprattutto su questi
ti rametti che avverrà, rametti che troviamo in genere sui rami di 2 anni, o almeno, non li troviamo sui rami giovani, sui rami nuovi, e su cui avviene la fruttificazione, per lo più. Nell'albicocco abbiamo molte strutture cosiddette brindilli, che sono delle specie di rametti con tante gemme, con gemme da una parte e dall'altra. Insomma, sono strutture che uno deve un po' conoscere, perché se va a ringiovanire la pianta non gliele deve togliere tutte, altrimenti perde la fruttificazione o la compromette notevolmente. Ecco, e questo era, diciamo, un po' le questioni principali riguardanti la potatura, le potature su alberi e arbusti. Un benvenuto a Leonardo, che si è collegato da poco. Io riprendo con la presentazione a schermo intero, e per parlare di sfalci. Allora, perché si sfalcia innanzitutto? Si sfalcia per mantenere un prato calpestabile, fruibile, e anche per stimolare il cosiddetto accestimento, cioè il fatto che il prato si formi e si mantenga compatto, cioè cresca più in orizzontale e meno in verticale. Questo è vero soprattutto per alcune specie di graminacee che fanno parte del prato, che hanno una crescita per stoloni e rizomi, cioè in orizzontale, ma è vero anche per specie come il loietto, che non lo fanno, ma che quando sfalciate tendono a produrre più gemme e quindi più culmi di erba. Lo sfalcio può avvenire in modi diversi, può avvenire con la rimozione del materiale di risulta, che viene ad esempio nel tosaerba convogliato nel cesto e poi smaltito, oppure con la tecnica cosiddetta del mulching, cioè viene macinato. Ci sono tosaerba che consentono di fare questo, viene macinato molto finemente, e questo consente poi il fatto che questo materiale possa piano piano essere ri, ri, riassorbito dal, dal riassorbito, riassimilato dal terreno. Questo però prevede che l'erba in partenza non sia troppo alta, altrimenti il mulching diventa un po' complesso, un po' complicato da fare. Il numero di sfalci è qualcosa di molto variabile, può dipendere da molti fattori. Se abbiamo un prato irrigato, ad esempio, avrà bisogno di più sfalci, perché crescerà molto anche nella stagione calda, e un prato meno, non irrigato crescerà meno. Se abbiamo un prato perfetto, calpestabile, irrigato, si arriva anche a 15-20 sfalci annui. E poi magari non sempre lo possiamo fare e diradiamo gli sfalci per motivi di budget, però ecco, diciamo che si può arrivare anche a questo. In ottica di giardino naturale, però, ridurre gli sfalci, oltre che avere una conseguenza positiva dal lato economico, diciamo, anche senso dal punto di vista della sostenibilità, di permettere di avere piante che vanno a fiore, ad esempio le wildflowers di cui abbiamo parlato. Quanto si taglia, anche qui l'altezza del taglio può essere diversa. Ci sono specie che tollerano tagli più bassi, altre meno. Diciamo che comunque un taglio troppo basso, specialmente in estate, specialmente quando il caldo e il sole si fanno sentire, può provocare dei danni, può provocare ingiallimenti e insomma, problemi vari. Diciamo che un'altezza di 4-5 cm può essere considerata adeguata, più o meno per tutti i tipi di prato. Ecco, a proposito di ridurre gli sfalci, qui foto di prati con fiori spontanei,
i tagli sporadici possono favorire la presenza di wildflowers. Qui ho fotografato questo prato alla Consuma in cui era pieno di queste orchidee spontanee, orchidee che sono anche specie protette dal punto di vista della direttiva Habitat e delle varie direttive. E questo invece è una foto che ho preso da internet di wildflowers sulla Marna a Parigi. Si può cercare in questi casi magari di coniugare la fruibilità sfalciando solo una striscia più volte all'anno con un rasaerba, consentendo di avere una sorta di camminamento all'interno di questo contesto fiorito, e invece sfalciare tutto il resto soltanto una volta l'anno a fine stagione, o al massimo 2 volte l'anno, una inizio e una fine stagione. Ecco, però il succo è che il taglio meno frequente, ecco, può avere questo effetto positivo qui. E sempre in quest'ottica avevo messo queste altre foto che riguardano la vegetazione riparia dei fiumi. Questo un torrente urbano e questo è l'Arno, e questo in seguito a un'indicazione che, come Lega Ambiente Toscana, abbiamo dato al consorzio di bonifica di tenere al momento dello sfalcio e lasciare un margine di sponda, possibilmente di un paio di metri, ma dove questo non è possibile, comunque un po' meno, ma lasciare qualcosa. Ecco, già dopo un anno vediamo vegetazione anche di pregio come la tifa, che ha anche capacità filtranti, il pioppo, che ovviamente dovrà essere contenuto perché poi ci sono le esigenze di tipo idraulico, eccetera, che non permettono di lasciare crescere del tutto la pioppeta. Però ecco, come già una gestione diversa degli sfalci permette di avere vegetazione riparia. Qui sull'Arno, questo piede di sponda è pieno, si vede poco dalla foto, di salcerella, di Lithrum salicaria. Quindi questo garantisce da un lato un po' di habitat per la biodiversità, dall'altro garantisce un po' di tenuta migliore rispetto all'erosione, un po' di capacità autofiltrante, eccetera, eccetera. Ecco, quindi così, in ottica di giungla urbana, credo che anche sullo sfalcio si possano fare ragionamenti, un po' di compromesso tra le esigenze varie, le esigenze della fruibilità, le esigenze nel caso dei fiumi anche di rischio idraulico, ma anche quelle della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Ecco, adesso passerei a parlare della cura del terreno, del suolo. Con le lavorazioni del terreno. Allora, qui ne ho elencate alcune che penso tutti conoscete: c'è la vangatura, c'è l'aratura, la zappatura. Differiscono intanto per la profondità queste lavorazioni. Con la vanga si arriva a lavorare fino a 25-30 centimetri, con l'aratro si arriva fino a 50. Queste due sono lavorazioni in cui avviene un rovesciamento della zolla, no? Ciò che stava sopra va a finire sotto e ciò che stava sotto va a finire sopra. Questo ha però anche delle conseguenze non tutte desiderabili, ne parlerò a breve, e quindi è possibile una vangatura anche senza rovesciamento, in cui con la vanga si rompe la zolla, si smuove la zolla, ma non si rovescia. Con la zappa, ora ci sono tanti modelli di zappe di dimensioni diverse, comunque non si arriva mai oltre i 20 centimetri, generalmente anche molto meno. E lo stesso anche con la motozappa, con la fresatura che si fa con il motocoltivatore, con la motozappa. Sono lavorazioni meno profonde. La fresatura, che spesso viene considerata un'alternativa meccanizzata alla vanga,
realtà fa un movimento diverso, ha delle lame che ruotano e crea una lavorazione abbastanza diversa, con alcune conseguenze non tutte desiderate, non tutte desiderabili. Per cui, diciamo, l'alternativa meccanizzata alla vanga sarebbe la vangatrice, che è meno diffusa della moto zappa, ma che non ha appunto quelle conseguenze che ora dirò. Poi ci sono le lavorazioni fini, quelle con l'erpice, con il rastrello, la sarchiatura, e poi un capitolo a parte meriterebbe il discorso delle lavorazioni sul prato. Il prato non ha soltanto l'esigenza di essere tagliato e irrigato, avrebbe bisogno ogni tanto di una sfeltratura, cioè feltro che si può formare in particolare se si fa mulching, in particolare soprattutto se si fa su erba alta, si può formare questo feltro che quindi impedisce poi la crescita uniforme del prato, può creare dei diradamenti, eccetera. Si può fare quindi questa sfeltratura anche a rastrello, oppure si fa una rieggiatura con attrezzi anche meccanizzati che scendono fino a circa 3 centimetri di profondità e che spesso questi tipi di lavorazioni sono collegati poi a un rinnovo del prato che si fa con la cosiddetta trasemina, no? Quindi dare in primavera o in autunno un po' di seme in più dopo una rieggiatura per consentire di rinfoltire il prato. E poi un pochino più complessa la carotatura, in cui con una carotatrice diciamo, si creano dei forellini, diciamo, asportando dal terreno delle carote di terra, e questo permette poi una maggior decompattazione del suolo, una migliore incorporazione di eventuale concime o di eventuale seme, eccetera. Ecco, però ecco, sul prato non entriamo troppo in dettaglio. Invece, tornando alle lavorazioni più da aiuola o più da orto, ecco, vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di queste lavorazioni. I vantaggi sono, ad esempio, che con le lavorazioni si espone più superficie di suolo ad agenti climatici, ad esempio al freddo invernale, e questo può essere utile, ad esempio, per contenere certi patogeni, o anche per esporre certi patogeni, certe larve alla predazione, magari di nemici naturali. Poi con la lavorazione si consente di incorporare meglio concimi, di rimuovere infestanti, di aumentare la porosità, di decompattare almeno superficialmente e quindi anche di ridurre il ruscellamento, eccetera. Ecco, ci sono vari motivi per cui si lavora il terreno. Però ci sono anche degli svantaggi. C'è il rovescio della medaglia anche qui. Ad esempio l'alterazione microbica. Alterazione microbica e anche della mesofauna, cioè soprattutto con il rovesciamento che citavo prima, ciò che stava bene sotto non è detto che si trovi bene sopra. Pensiamo a microrganismi anaerobi che possono trovarsi a una profondità di 40-50 cm abbastanza bene, che invece esposti all'aria non si trovano bene. E viceversa, microrganismi aerobi più che stavano in superficie che si vengono a ritrovare in un ambiente con minore disponibilità di aria. Ma anche per la mesofauna, pensiamo, o per i lombrichi, trovarsi più esposti all'aria li può esporre subito dopo a una maggior facilità di essere preda di qualche uccello insettivoro, per esempio, eccetera. Quindi progressivamente la continua lavorazione può alterare la fertilità del suolo. E poi, ad esempio, la motozappa di cui parlavo prima, la fresatura può provocare la cosiddetta suola di lavorazione, cioè subito sotto, dove le lame non arrivano più, il terreno si compatta di più nel tempo. Dopo varie operazioni di fresatura si può formare, soprattutto in terreni argillosi, una suola
molto compatta su cui l'acqua permea più difficilmente, si creano quindi più facilmente dei ristagni, quindi si può avere più fenomeni di marciumi radicali, eccetera, eccetera. E tra l'altro con questa operazione alcune infestanti, abbiamo visto che il motivo della lavorazione è anche quello di rimuovere infestanti, alcune infestanti come la gramigna, Agropiron, può essere disseminata di più, può essere frantumata in tanti pezzettini e da questi pezzettini possono nascere nuove piantine. Ecco. E quindi questo ha fatto sì, questi svantaggi fanno sì che siano nati poi nel tempo, soprattutto negli ultimi decenni, dei metodi che non prevedono più la lavorazione del suolo. Quindi ne ho inseriti alcuni, l'orto sinergico, l'agricoltura sinergica che nasce da Emilia Hazelip, questa foto invece è un metodo un po' diverso, inventato da Andrea Battiata, un agronomo fiorentino, insomma, che lavora a Firenze e che lui ha chiamato orto bioattivo con uso di microrganismi effettivi, quei microrganismi che avevo citato anche la volta scorsa, che favoriscono certi processi positivi nel suolo. L'agricoltura sintropica o agroforesta di Ernst Gosch, uno svizzero, che anche qui diciamo, non prevede la lavorazione. Sono tutti metodi un po' che si sono sviluppati a partire dai lavori, dai concetti di Fukuoka, di Masanobu Fukuoka, della rivoluzione del filo di paglia e di permacultura, che prevedono appunto l'assenza di lavorazione, l'assenza di concimazione e per frenare le infestanti l'utilizzo del materiale prodotto in loco attraverso la pacciamatura, cioè il materiale di scarto invece che diciamo, mandarlo altrove viene utilizzato spesso in loco come pacciamatura. E quindi questo è il metodo con cui si elimina, diciamo, si frenano, si mitigano le infestanti. Ecco perché la lotta alle infestanti comunque resta alle infestanti, alle erbacce, utilizziamo questo termine che è così poco corretto dal punto di vista ecologico, perché poi scopriamo che queste piante spesso hanno delle qualità interessanti, eccetera, però sono indesiderate rispetto agli obiettivi della realizzazione a verde, quindi le chiamiamo così. Può avvenire in vari modi, appunto, uno è la facciamatura, qui in foto delle facciamature classiche con corteccia, ma la facciamatura può essere fatta con cippato, con lapillo, quindi con materiali inerte, diciamo non di origine vegetale, con materiali di sintesi, teli antirisalita. Ecco, io, cioè questo è un tipo di soluzione che non mi piace tanto, si vede utilizzata spesso in agricoltura, questi lunghi teli, ad esempio nella coltivazione delle fragole, no? Questi lunghi teli di plastica. Ecco, credo che dovremmo cercare invece soluzioni più naturali, anche perché per svincolarci un po' di più dall'eccessivo utilizzo di plastiche, che è comunque un problema anche ecologico. E poi ecco, cioè la lotta alle infestanti può essere di tipo meccanico, manuale o con l'uso di attrezzi, e poi c'è tutto il tema del diserbo. Qui, ora, in un corso come il nostro, che diciamo si propone di avere un approccio ecologico, ecco, il diserbante chimico ci incastra poco, cioè, diciamo, fa un po' la figura dell'intruso, però ecco, per sapere che esistono diserbanti di post-emergenza, come il glifosate, e cioè che si usano quando è già emersa la piantina, per uccidere la piantina appunto che si è già sviluppata, oppure i cosiddetti antigerminello, cioè di preemergenza, che impediscono al seme di germinare. Sostanze che spesso vengono
combattute da noi ambientalisti, viene chiesta più voce, ad esempio per il glifosato, la messa al bando, ed va detto che vengono utilizzate comunque meno che in passato. Fino a poco tempo fa il glifosato veniva usato anche nei parchi pubblici, ad esempio per i vialetti di ghiaia, i piazzali di ghiaia, eccetera. Ora non si può più fare. In ambito pubblico vanno usate soluzioni come queste di tipo biologico, l'acido pelargonico, l'acido acetico, e soluzioni che per essere, diciamo, fino in fondo oggettivi, vanno dette che sono un pochino meno efficaci, nel senso che il glifosato è una sostanza sistemica, cioè che viene assorbita dalla pianta e poi raggiunge tutti i tessuti della pianta. Questi diserbanti come acido pelargonico e acido acetico di origine naturale agiscono per contatto e quindi su piantine più cresciute possono non essere altrettanto efficaci. E poi esiste la lotta di tipo utilizzando metodi fisici come il calore, come la fiamma o il calore umido, appunto il pirodiserbo con cui si possono diserbare appunto piazzali di ghiaia, vialetti, eccetera, senza ricorrere all'utilizzo di sostanze. Ecco, sul suolo direi anche qualcosa sulla concimazione abbiamo parlato l'altra volta, per cui non mi dilungherò, ma volevo aggiungere qualche flash, qualche principio chiave sulla concimazione in generale. La prima cosa è che noi quando portiamo via materia organica da un contesto vegetato, progressivamente il suolo lo impoveriamo, lo portiamo via con le potature e con gli sfalci, e almeno che con lo sfalcio non facciamo il mulching, impoveriamo il suolo perché la pianta cresce utilizzando sì la CO2 dell'aria, eccetera, eccetera, però anche utilizzando quei micro e macro elementi che prende dal suolo. Se noi asportiamo materiale vegetale che lei ha prodotto utilizzando questi microelementi e non compensiamo restituendo qualcosa al suolo, piano piano si impoverisce. E quindi devo, in qualche modo, se porto via materia organica, devo trovare il modo di restituire al suolo fertilità. In questo è utile mimare i processi che avvengono in natura, e in natura i processi sono lenti. La materia che si decompone e che entra in relazione con gli equilibri del suolo e quindi con la pianta, arriva piano piano tramite processi appunto molto lenti. E quindi più una concimazione è lenta e a lento rilascio, tanto più gli equilibri della rizosfera vengono mantenuti. Invece concimazioni che portano grandi quantità di nutrienti in tempi brevi, come la concimazione chimica, il concime granulare, ecco, fa sì che la pianta esplode, nel senso che esplode, diventa molto rigogliosa, molto appariscente, perché riceve tanto nutrimento tutti insieme, però ecco. Questo effetto si esaurisce anche presto e poi lascia delle tracce nel suolo perché dal punto di vista microbiologico e insomma dal punto di vista degli equilibri di cui abbiamo parlato, avere tutta questa enorme abbondanza di elementi può provocare uno stress a determinate specie della rizosfera e favorire delle specie patogene opportuniste. Ecco, questo è il motivo per cui nella concimazione è preferibile ricorrere a concimi organici, che sono appunto a lento rilascio, il letame, la cornunghia, l'humus di lombrico che abbiamo citato, eccetera. E se si fa questo, però, bisogna dargli anche il tempo alle piante per assimilare
quanto gli diamo e quindi privilegiare una concimazione autunnale o magari al massimo invernale se vogliamo dare alle piante il tempo poi per avere quella disponibilità nel momento della ripresa vegetativa. Infine, se agiamo sulla rizosfera, sulle biocenosi, sulle che sarebbe le comunità di ecologiche, le comunità di microrganismi, possiamo avere degli effetti simili alla concimazione o complementari. Questo, ad esempio, con le già citate micorrize, questi funghi che entrano in simbiosi con le radici delle piante, con i microrganismi effettivi, appunto questo pool di batteri, di microrganismi, di lieviti, studiati da un microbiologo, si chiama Teruo Iga, un giapponese, anche lui, e che hanno appunto effetti benefici. Poi c'è un altro gruppo di batteri che vengono chiamati PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Anche questi possono favorire la fertilità e il benessere della pianta, pur non essendo dei veri e propri concimi. Ecco qui qualche immagine, il confronto di una pianta, di due piante che hanno lo stesso tempo, ma una è stata micorrizzata e una no. Sono stati dati appunto questi funghi simbiotici che hanno promosso uno sviluppo radicale maggiore e quindi una capacità maggiore di interagire col suolo. Sempre in tema di fertilità del suolo, il lombrico, ecco, è qualcosa che diciamo, lavora il suolo in modo continuo. E poi, ecco, tra le tante possibilità della concimazione organica, il compostaggio è qualcosa sicuramente anche di molto semplice che si può realizzare anche a livello domestico e che ci permette di restituire allo spazio verde, insomma, un po' di materia organica. Ecco, io controllo ancora una volta se ci fossero domande. Allora, qualcuno domanda. Ha senso immettere i lombrichi nel terreno anziché l'humus? Allora, il lombrico che si usa allora, ha senso. Il lombrico che però si usa maggiormente per fare l'humus di lombrico è il cosiddetto lombrico rosso della California, Isenia fetida, che probabilmente nei nostri contesti, se lo liberiamo nel terreno, piano piano perde la competizione con i suoi omologhi nostrani, con l'Umbricus terrestris, eccetera. Però ecco, ha senso perché i lombrichi, oltre a produrre humus dalla materia organica che trovano, poi sono come dei continui escavatori che rendono il terreno più strutturato, più arieggiato, più tante cose. E quindi sì, ha senso anche immettere i lombrichi, però soprattutto se abbiamo a che fare con l'ombrico rosso della California, è più, diciamo, più utile forse utilizzarlo per ottenere compost di qualità, per ottenere il vermicompost di qualità in modo controllato e poi dare direttamente quel compost, quell'humus, quel vermicompost alle piante. Il compost quando è pronto per fertilizzare, dipende un po' da cosa ci mettiamo dentro, direi una stagione. Direi che le compostiere, se avete visto, hanno il sopra dove uno mette il materiale fresco e poi dal sotto hanno spesso uno sportellino da cui si può riprendere il compost formato. Questo processo mediamente si completa in un annetto, ecco, se vogliamo avere un compost un po' più maturo. Poi ecco, se abbiamo un compost molto legnoso, forse non basta neanche un annetto, dipende un po' anche dalla compostiera,
da come sono organizzato, però direi mediamente una stagione. Riprendiamo la presentazione. No, ho sbagliato. Eccoci. Presentazione a schermo intero. Parli, diciamo, qualcosa dell'irrigazione. In realtà ne abbiamo parlato l'altra volta. Ecco, l'irrigazione è qualcosa che ha più che fare con la sistemazione a verde che non con la manutenzione, però ha bisogno di un po' di manutenzione anche quella. Qui ho messo un'immagine anche per far vedere che l'irrigazione, in particolare quella per prati, ha una complessità anche di realizzazione. Vedete, ci sono molti anelli concentrici di tubo interrato, dai quali poi quindi è necessaria prima un'escavazione, poi la disposizione degli anelli, poi da questi anelli partono delle diramazioni che vanno ai singoli irrigatori. Questi anelli spesso devono essere diversi perché si deve fare un ragionamento sulla portata e sulla pressione, e con una certa portata e pressione non si possono gestire infiniti irrigatori, ma un numero limitato, per cui servirà avere questi settori diversi comandati da elettrovalvole diverse. Ecco, questa irrigazione a aspersione, l'ho già un po' detto l'altra volta, comporta grandi consumi di acqua, fino a 5 litri metro quadro al giorno. E ecco, quindi questo ci fa capire che il prato irrigato è una soluzione non tanto sostenibile in luoghi con siccità prolungata. Quali sono allora le alternative? Beh, ci sono prati a basse esigenze idriche, come quello di Cinodon, di Gramigna Rossa, c'è il prato rustico, che ha una manutenzione un po' più sporadica, che ci consente una irrigazione un po' più sporadica. C'è poi anche la possibilità di un prato al quale consentiamo degli andamenti stagionali marcati, ovvero i giallimenti estivi. Io qui ricordo quello che diceva il capo giardiniere di Villa La Pietra, sede della New York University, un contesto molto di pregio. C'era un prato della villa in cui non erano in grado di arrivare con l'irrigazione, e lui diceva: questo prato sappiamo, diciamo, lasciamo che ingiallisca l'estate e poi lo rivediamo verde a settembre. Ecco, il giallo, lui diceva così, è uno dei colori della natura, e quindi, ecco, anche in un contesto di pregio era previsto che uno dei prati fosse gestito con un'assenza di irrigazione complementare estiva. Quindi è una possibilità che possiamo avere anche in altri contesti. Ecco, l'irrigazione per aspersione ha bisogno di pressioni elevate, portate elevate, mentre invece, al contrario, l'irrigazione goccia a goccia ha bisogno di poca pressione. E questo, diciamo, fa sì, da un lato, che ci consenta di risparmiare acqua, sia per la minor portata e anche la necessità di premunirsi di un riduttore di pressione a monte del circuito per evitare problemi che si possono verificare, per esempio raccordi che saltano, micro irrigatori che saltano e che quindi poi iniziano a buttare troppa acqua su una singola pianta. Ecco, l'irrigatore di pressione è qualcosa che io consiglio sempre negli impianti di irrigazione goccia a goccia, e che mantengono la pressione dell'acqua inferiore a un'atmosfera. Questo tipo di irrigazione può essere fatto con ala gocciolante, cioè dei tubi che hanno dei fori a una certa distanza, con un certo passo, oppure utilizzare dei micro irrigatori che vengono innestati o direttamente sul tubo, sul circuito, come in questo caso, o
attaccati a un microtubo più piccolo che a sua volta si innesta su un raccordino, così da arrivare esattamente sul fusticino della pianta. Le soluzioni in questo sono tante, le portate in termini di litri l'ora possono essere diverse, ci sono microirrigatori da 4 litri l'ora, da 2, da 8, alcuni regolabili, ci sono microirrigatori che consentono una sorta di aspersione come questo in foto, insomma è un mondo abbastanza ricco. A livello di manutenzione, ecco, la manutenzione minima richiede un check annuale. E anche talvolta sostituire magari una porzione di ala gocciolante in cui il calcare ha otturato qualche forellino oppure qualche microirrigatore che per qualche motivo si è rotto, verificare che il tubo magari non si sia spostato per il passaggio di un animale. Ecco, è qualcosa che sicuramente ci permette di così di disimpegnarci rispetto all'annaffiatoio, però che non può essere del tutto lasciato così, magari per mesi senza dargli un occhio, perché altrimenti si può ritrovare qualche brutta sorpresa. Ecco, ora ci sarebbe una parte che sarebbe piuttosto lunga, io farò in modo un po' riassunto, che è quella sulla salute delle piante. Qualcuno chiede mettere tappezzanti, piante tappezzanti coprisuolo a bassa richiesta d'acqua in luogo del prato? Dipende dalle tappezzanti, ma generalmente sì. Per esempio, una soluzione che avevo citato la volta scorsa, il timo serpillo, ha bisogno di pochissima a esigenze idriche molto basse. E quindi da un lato la copertura vegetale fa sì che evapori meno acqua, che il calore del sole, i raggi del sole facciano evaporare meno acqua. Dal lato c'è la pianta stessa che ha poche esigenze idriche, quindi questo può essere una soluzione interessante, questa col timo serpillo. Il prato, sì, il prato invece ha un'esigenza idrica maggiore, con delle, appunto, magari le agrostidi che hanno un po' meno richiesta d'acqua, il l'olium che ne ha di più, eccetera, eccetera, però ecco, sicuramente superiore a quello, all'esempio che ho citato. Ecco, sulla salute delle piante, avremmo tante cose da dire, non necessariamente dovrò fare un po' così, un po' di flash, non possiamo fare un trattato di fitopatologia in questa sede. Diciamo che le piante, come le persone, come gli animali, possono ammalarsi in un contesto naturale, questo lo vediamo più raramente. In un ambiente che, come abbiamo detto, è frutto dell'artificio umano, questo è un fenomeno un po' più diffuso. Faccio un esempio: se andiamo a camminare in montagna sulle Alpi, vediamo il rhododendron ferruginium in fiore, sempre perfetto, sempre bello, non lo vediamo mai ammalarsi di trifidi, invece dalle nostre parti le azalee, i rododendri, le vediamo spessissimo ammalarsi di trifidi e se non vengono trattate, è un problema. E anche qui poi dipende dal contesto, magari in un paesino di alta collina questo fenomeno lo vediamo già meno. Insomma, in ambito urbano i problemi di salute, soprattutto quando la scelta delle piante ricade su qualcosa di un po' fuori contesto, diciamo, è sicuramente superiore che in natura. E le malattie possono essere legate a insetti, a acari, a funghi, talvolta poi anche a batteri, a virus, ma in misura minore. Cosa si fa di solito? Si interviene con trattamenti fitosanitari, sia in prevenzione che in cura, e noi, perseguendo un'ottica di tutela della biodiversità, di sostenibilità ecologica, eccetera, cerchiamo di vedere un po' in questa sede gli interventi possibili di tipo naturale,
che ci permettono di evitare l'uso di pesticidi. Qui ho messo qualche immagine di cose classiche che troviamo di malattie classiche che troviamo a giro, e qui ecco un po' una carrellata, non posso citare, insomma, parlare di tutto. Quelle in neretto sono quelle che ho messo anche in immagine: la ticchiolatura della rosa, il diplocarpon rose molto comune. Sul Viburno talvolta vediamo questo insetto che si chiama Gallerucella, che mangia la foglia sia quando è larva che quando è adulto. Anche l'altofusto ha i suoi problemi, il cipresso può ammalarsi a causa di un'afide che si chiama Cinara, che provoca questi disseccamenti. Qualche anno fa ci fu un'annata piuttosto critica per l'afide del cipresso, per il cipresso più che per l'afide, e con molti disseccamenti che abbiamo visto in Toscana. I tripidi che citavo prima, insomma, e poi qui ho messo in rosso alcuni agenti nuovi che fino a qualche anno fa non c'erano dalle nostre parti. Purtroppo questa è una materia che si sta arricchendo di nuovi patogeni. Siamo in un'epoca in cui si muovono le persone tanto, si muovono le merci tanto e lo fanno anche i patogeni. Questi sono entrambi asiatici, Xylosandrus dell'alloro, la piralide del bosso. Ecco, e poi insomma, altre malattie si vedevano prima, malattie fungine, l'oïdio della rosa, la bolla del pesco, gli argidi, queste specie di bruchini che in realtà non sono bruchi nel senso di larve di farfalla, sono delle larve di un vespino, dell'argia pagana, mentre invece sono bruchi quelli che provocano questo arricciamento delle foglie degli agrumi, la minatrice serpentina che forma delle sorte di gallerie all'interno della pagina fogliare che poi portano a questi arricciamenti delle foglie. E poi ci sono alcune cose che sono polifaghe, cioè che provocano malattie su diverse specie. La cocciniglia, il ragnetto rosso, gli afidi, eccetera. Lo stesso vale per i funghi, ci sono funghi che fanno ammalare diverse piante. Ecco, cosa possiamo fare? Anche qui non possiamo fare un elenco esaustivo e commentare una per una tutte i singoli trattamenti. Andiamo un po' per sommi capi. La gestione dell'acqua. Intanto vediamo che alcune patologie sono favorite dall'eccesso di umidità, dalla troppa acqua. Per esempio l'oïdio, per esempio i marciumi radicali, lo stesso ragnetto rosso, la cocciniglia. E quindi, ecco, gestendo meglio l'acqua, gestendo meglio l'irrigazione, posso limitare o mitigare un po' queste problematiche. Poi a livello biologico esistono i trattamenti consentiti, il più noto è il rame, ma c'è anche lo zolfo, in particolare per l'oïdio, c'è l'olio bianco che uccide per soffocamento alcuni tipi di insettini, alcuni tipi di larve, di uova, penso alla cocciniglia. E poi esistono dei prodotti di origine vegetale. Le piretrine, da non confondere con i piretroidi, che invece sono sostanze di sintesi, sono chimici. I piretroidi sono sostanze di sintesi create mimando un po' l'azione del piretro naturale. Ma ecco, il piretroide, come la deltametrina, la cipermetrina, non sono bio, ecco, per intendersi, e sono ad ampio spettro. C'è la propoli, che è una sorta di miracolo biologico, una sostanza prodotta dalle api che utilizzando cortecce e resine di piante creano questa sostanza che ha azione antifungina, battericida, antivirale, è veramente utile, in particolare in prevenzione. C'è l'olio di neem, c'è lo spinosad, che è una molecola prodotta da un attinomicete che viene usata ad esempio anche per combattere la mosca dell'olivo.
Poi ci sarebbero i macerati, cioè utilizzare poi parti di vegetali che hanno proprietà insettifughe, proprietà insetticide, metterli a macerare e ottenere dei liquidi poi da spruzzare sulle piante. C'è l'inconveniente, alcuni di questi, penso all'ortica, hanno un odore molto, molto sgradevole, molto repellente, anche per noi, non solo per gli insetti. Però hanno azione anche insetticida, non solo repellente, grazie all'acido formico, all'acido salicilico, eccetera. Ci sono le trappole in cui attiriamo gli insetti o attraverso dei colori, attraverso dei feromoni e poi diciamo così interrompiamo il loro ciclo riproduttivo. Cioè, sarebbe il capitolo molto interessante degli insetti e degli acari utili. Qui ne ho messe due foto. La Crisopea carnea, che è una predatrice di afidi, ad esempio, e gli antocoridi, l'Antocoris nemoralis, che è un predatore di trifidi. E questi sono insetti che si possono comprare, cioè ci sono ditte che vendono insetti vivi, se è possibile ordinare, farsi recapitare a casa dei pacchetti contenenti insetti poi da spargere come lotta biologica. Ci sono anche piante utili, sia utili perché producono sostanze così che tengono a bada gli insetti, ma anche perché sono habitat per insetti utili. Mi viene in mente una, l'inula, che consente, favorisce il ciclo biologico di un parassitoide della mosca dell'ulivo. Ecco, mi soffermo qualche secondo in più sul Bacillus thuringiensis, che è un batterio molto utilizzato, che insomma, si compra molto facilmente. In particolare è utilizzato il ceppo Coustachii, che serve a far ammalare selettivamente i bruchi, le larve di Lepidottero. E viene utilizzato ad esempio per la piralide del bosso, ma per molte altre malattie dovute ai bruchi. E ecco, questo è un qualcosa che agisce per ingestione. La larva, il bruco, mangia insieme alla pianta, mangia queste spore che sono, e queste spore poi lo fanno ammalare e morire nell'arco di un paio di giorni. Quindi questo è un tipo di trattamento bio selettivo che agisce solo sul bersaglio e non sulle specie utili, sulle specie su cui non vogliamo invece avere impatto. Ci sono poi dei nematodi, nei nematodi cosiddetti entomopatogeni, cioè che fanno ammalare gli insetti, alcuni insetti. Qui io ho qui dietro con me una confezione di nematodi che ho comprato tempo fa, conteneva 50 milioni di nematodi, di questi piccoli vermetti microscopici che poi messi a bagno e spruzzati fanno ammalare alcune specie che vogliamo contenere. Può essere utilizzato per il ragnetto rosso della palma, può essere utilizzata anch'essa per la piralide del bosso, insomma. Ci sono queste possibilità adesso anche in commercio. Ci sono dei funghi che possono esserci utili, per esempio funghi antagonisti di altri funghi, tra questi il più noto è il tricoderma, che dato nel suolo può, diciamo, compete con invece tutti quei funghi dannosi che provocano dei marciumi radicali e quindi agisce, è un fungo che agisce da fungicida. E poi abbiamo dei funghi anch'essi che fanno ammalare alcuni insetti, come la Boveria bossiana, su cui ora non mi posso soffermare. Ecco, quindi abbiamo tutta una serie di possibilità che ci consente anche di evitare il ricorso ai prodotti fitosanitari classici. Sui prodotti fitosanitari classici, in generale, alcune parole chiave che ho messo qui in questa slide, che mi sembra importante conoscere, appunto, uno è la selettività, quello di cui parlavo prima, la capacità di colpire il bersaglio e non di colpire indiscriminatamente tutto. È migliore un prodotto che sia più selettivo, che è più selettivo.
E ci sono modalità di azione, la modalità di azione che è legata alla selettività, perché ad esempio i prodotti che agiscono per ingestione saranno, come nel caso precedente, più selettivi. La modalità di azione può essere a contatto, oppure può essere, il prodotto può essere sistemico, cioè entrare nei vasi della pianta, muoversi lungo la pianta e raggiungere tutta la pianta. Poi c'è il concetto della persistenza, che è un concetto un po' ambivalente, la capacità di rimanere nell'ambiente. Da un lato la persistenza vuol dire che il prodotto che è stato spruzzato agirà più a lungo rispetto all'avversario, al patogeno, però vuol dire anche che rimarrà più tempo con le sue criticità nell'ambiente. E quindi ecco, è un'arma a doppio taglio la persistenza. Pensiamo al DDT, una sostanza che è stata usata in passato come insetticida e che ora non è più utilizzata, è stata messa al bando, non tanto per la sua tossicità, che è minore rispetto a altre sostanze che oggi sono consentite, ma per la sua persistenza. Il DDT è stato trovato anche nel grasso di pinguini, se non erro, quindi in contesti molto distanti nel tempo e nello spazio rispetto a dove era stato irrorato. Legato alla persistenza c'è il discorso anche dei tempi di carenza, che è un dato che le confezioni di prodotti fitosanitari sempre ci dicono, e che riguarda in particolare le produzioni vegetali, cioè il fatto che di una pianta voglia mangiare il frutto, la foglia o utilizzare il rametto per condimento, eccetera. I tempi di carenza sono il numero minimo di giorni da aspettare dopo il trattamento prima di raccogliere. Ecco. Prodotti fitosanitari hanno una loro tossicità, una tossicità sia acuta che cronica. Questi sono due concetti un po' diversi. La tossicità acuta è quella tossicità che si manifesta nel momento in cui c'è un'assunzione grossa di sostanza e quindi appunto un'intossicazione vera e propria, un avvelenamento. E ha effetto quindi immediato, è legato a alte concentrazioni. Si misura con un parametrino che è la DL50, la dose letale 50 calcolata. Diciamo, questo è qualcosa che cozza con chi ha sensibilità animaliste, con sperimentazione animale, cioè si guarda in animali dal laboratorio, cavie, topini, eccetera, qual è la dose che provoca poi la morte del 50% degli animali al laboratorio. Da quel numerino poi si fanno una serie di calcoli per stabilire i milligrammi per chilo di massa corporea accettabili, diciamo, da considerare come massima concentrazione intossicante, come concentrazione intossicante. E invece è molto più difficile misurare la tossicità cronica, quella legata a piccole somministrazioni che avvengono per tempi molto lunghi. Queste sono cose che emergono più da indagini epidemiologiche che richiedono lungo tempo e campioni molto vasti. Comunque, ecco, i prodotti fitosanitari hanno sempre in qualche modo una loro tossicità, e quindi più riusciamo a svincolarcene, e meglio è, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista ecologico. Aggiungo qualcosina sulle nuove presenze indesiderate, quello che vi dicevo prima. Vedete, questa è una malattia che fino a pochi anni fa non si vedeva, lo xylosandrus sull'alloro, questi disseccamenti. L'alloro era una pianta che ci dava pochissime preoccupazioni fino a poco tempo fa. Si ammalava di Psilla, ma la Psilla è qualcosa che provoca un po' un imbruttimento sulle foglie più giovani dell'ultimo anno, poi diciamo in estetismi che poi dopo la potatura autunnale si perdono. Invece ecco, questi sono disseccamenti che se non si agisce
se non si interrompe il ciclo di questo insetto, che ci creano dei problemi. È un insetto anche su cui si agisce molto male perché vivendo all'interno del legno morto, come si vede qui in immagine, deponendo le uova e svernando qui dentro, è anche difficilmente raggiungibile dagli insetticidi, anche quelli classici e ancora quelli biologici, perché non raggiungono i tessuti morti della pianta, neanche gli insetticidi sistemici. Lo si riconosce perché spesso questo rametto che togliamo ha questo forellino centrale, no? Questo forellino perché abbiamo intercettato il tunnel scavato dall'insetto e ha spesso questi disseccamenti apicali, un po' questi accartocciamenti apicali che sono tipici e che non ritroviamo invece in un disseccamento normale che l'alloro può avere per altre cause. Come si combatte? Per ora soltanto asportando il secco, asportandolo con la potatura, stando più attenti in fase di potatura a togliere tutto il secco e a eliminarlo, ecco, perché così si ripermette alla pianta di ripartire senza ritrovarsi una nuova infestazione l'anno successivo. Tra le nuove presenze indesiderate, una menzione a parte necessita la zanzara tigre, di cui ho già parlato, che qui vediamo sia in fase di adulto che di uova che di larva, un ciclo che avviene in pochissimo tempo, nella stagione per lei buona, questo ciclo si realizza in meno di una settimana. Questo fa capire quanto in estate e ormai anche in autunno, perché gli autunni sono molto miti, quante generazioni possano verificarsi di zanzara tigre. E come possiamo lottare contro questa zanzara? Insomma, la manutenzione del verde sempre più spesso coinvolge questo tema della lotta alla zanzara tigre. L'unico nemico che hanno queste zanzare, un nemico naturale dalle nostre parti, è il freddo. La zanzara sverna come uova, questa zanzara qui, a differenza della nostrana che invece sverna da adulta in qualche cantina, in qualche luogo meno freddo, questa sverna come uova, e però con inverni molto rigidi viene decimata e quindi parte più tardi. E tanto è vero che in montagna non la troviamo. Le soluzioni che abbiamo sono repellenti come macerato e decotto di aglio, come l'uso di piante repellenti, la volta scorsa citavo la tulbaghia, come dei larvicidi biologici esiste un ceppo di Bacillus thuringiensis, cosiddetto israelensis, che si trova un po' più difficilmente in commercio, ma si trova e che può essere utilizzato come lotta larvicida per uccidere selettivamente le larve di zanzara. Però non agisce sugli adulti, è selettivo e quindi agisce solo sulla larva e quindi le zanzare già adulte non vengono impattate da questo prodotto. Ci sono poi ovitrappole, come quella che ho messo qui in figura, che sono di vario tipo. Alcune hanno dei prodotti che poi impediscono lo sfarfallamento, oppure possono avere dei meccanismi meccanici che ne impediscono lo sfarfallamento, oppure possono essere un sistema soltanto di monitoraggio, come forse in questo caso, in cui c'è la sbarretta di masonite su cui vengono deposte le uova e qualcuno controllerà di lì a breve quante uova ci sono e le eliminerà, le brucerà in modo da interrompere il ciclo. Oltre alle ovitrappole ci sono anche le trappole per adulti, tra queste alcune a emissione di CO2, come questo sistema qui. Le zanzare si orientano e cercano di compiere il loro pasto di sangue in base alla CO2 che produce il nostro respiro, che produce l'animale. Ecco, e quindi una trappola come questa, collegata a una bombola che va cambiata poi ogni tot di tempo, che produce CO2, le attira e fa sì che vengano aspirate queste zanzare e catturate, poi non riescono più a uscire. Sono sistemi ancora un po', non, insomma, un po' costosi, ce ne sono di varie dimensioni a seconda di varie
taglia a seconda della dimensione di area verde, di giardino che devono coprire, però ecco, diciamo, esiste anche questo. E poi la rimozione di potenziali serbatoi, che però a differenza della zanzara nostrana è un tema, è una lotta un po' più difficile, perché la zanzara nostrana ha bisogno di acqua, di una buona pozza d'acqua, gli va bene magari anche il sottovaso, però deve esserci acqua per un paio di settimane per potersi sviluppare. Alla zanzara tigre gli basta pochissima acqua e per anche 2 o 3 giorni, quindi anche sotto una siepe, tra l'umidità di un po' di foglie, tra l'umidità del terreno, riesce a trovare spesso, anche in assenza di serbatoi evidenti, la possibilità di riprodursi. Ecco, quindi la sua lotta è un po' più complicata della zanzara nostrana. Diciamo, l'unico punto in meno che ha rispetto alla zanzara nostrana è che si muove di meno, in genere non si allontana molto rispetto al luogo in cui si è riprodotta, in cui si è sviluppata, e quindi diciamo, se riusciamo a contenere la sua presenza, ecco, non ci arrivano le zanzare tigre da 1 chilometro di distanza. Quelle che ci arrivano sono presenti, sono nate e sviluppate lì vicino. La lotta biologica per ora è un punto interrogativo. Speriamo che in futuro, come è avvenuto per il cinipide del castagno, si trovi un qualcosa, un nemico dell'adulto, così da poter avere uno strumento di lotta in più, una lotta che in questo momento è molto complicata. Ecco, mi rimane un'ultima parte della presentazione, controllo se ci sono domande. Monica chiede se arriveranno a non usare più i fitosanitari. Sarebbe auspicabile, ancora è un obiettivo molto lontano perché la nostra agricoltura, anche il nostro giardinaggio è molto dipendente dai fitosanitari. Noi possiamo agire su più fronti: da un lato richiedere la messa al bando di quelli che hanno già mostrato degli effetti conclamati o di tipo ecologico o di tipo sanitario o entrambi, e dall'altro, ecco, cercare di utilizzare tutte le strategie di sostenibilità che ci consentono di svincolarci un po' di più dai prodotti fitosanitari. E queste strategie riguardano non solo la manutenzione, ma anche la realizzazione, perché così, esistono situazioni a più alto mantenimento e a più basso mantenimento. In quelle a più basso mantenimento è più facile svincolarci dai prodotti fitosanitari. Ecco, volevo dedicare quest'ultima parte, abbiamo poco più di un quarto d'ora ancora, a un tema che può sembrare marginale. Diciamo che, come la manutenzione viene spesso un po' dimenticata, un po' sottovalutata rispetto alla sistemazione a verde, così all'interno della manutenzione la gestione del materiale di risulta viene spesso sottovalutata. Viene spesso sottovalutata sia come impegno lavorativo che come problematiche che pone di vario tipo. E quindi ho voluto dedicargli un po' di tempo. Ecco, questo per rendere l'idea, un cumulo ottenuto da una potatura lieve di una decina di alberi. Una decina di alberi, e questo è un cumulo da quasi 50 quintali. Quindi di non semplice smaltimento e gestione. Ecco,
La situazione attuale è abbastanza caotica, è abbastanza variegata, ci sono varie situazioni. Qui questa foto l'ho scattata in un comune del nord Italia, del Friuli Venezia Giulia, dove esistono cassonetti apposta per le ramaglie, diversi da quelli dell'organico. Quello dell'organico, dell'umido, è più piccolo e invece c'è il cassonetto per le ramaglie, però sono cassonetti come vedete, si riempiono facilmente con pochi conferimenti, soprattutto laddove non c'è così, un compattare, uno sminuzzare un po' il materiale di risulta. E quindi ecco, in altre occasioni il cassonetto non può bastare. Abbiamo bisogno, come in questo caso, questo era il cumulo precedente che è stato portato via da un camion pinza. Un camion tre assi che è venuto a fare questo prelievo e quindi che ha una certa spesa, insomma, una certa così, un certo lavoro specializzato. Il panorama ora è così lasciato molto alla discrezionalità del singolo, del privato, e vedete questo foglio qui dietro è una parte di un capitolato di spesa di un appalto di un intervento pubblico, così dice abbattimento di albero, eccetera, eccetera, compreso trasporto in impianto di smaltimento autorizzato, composto inceneritore. Quindi ecco, si lascia la discrezionalità a chi poi vince l'appalto di fare compostaggio o di bruciare. Ecco, in realtà sappiamo che dal punto di vista ecologico, della sostenibilità, ci sono strategie migliori e peggiori. Cioè, appunto, da un lato abbiamo il bruciare, dall'altro, ad esempio, il tritare, cippare. Questo è un biotrituratore di medie dimensioni. Se bruciamo, rimandiamo in atmosfera buona parte del carbonio che la pianta aveva catturato, sequestrato, in più mandiamo in atmosfera polveri sottili. In questo caso non recuperiamo neanche energia perché non, diciamo, questa energia, questo calore viene sprecato. E invece se tritiamo e ci facciamo del cippato o della frasca tritata, abbiamo la possibilità poi di utilizzarla come compost, di utilizzarlo come cippato e quindi come pacciamatura, eccetera, eccetera, di sfruttarla meglio e al contempo la gran parte del carbonio presente in quella frasca, in quel materiale di risulta, viene conservata, si continua a stoccarla. Certo che attualmente è più economico, più semplice bruciare. Il contadino che si ritrova già soprattutto per un piccolo produttore, insomma, non è semplice rientrare nei costi, non esistono grossi margini di profitto sull'olio. Ecco, quindi l'operazione che comporta meno lavoro manuale, meno spesa, non richiede macchinari costosi è sicuramente quella che molti scelgono e è difficile incolpare qualcuno di questo. Va resa invece più conveniente, una soluzione più ecocompatibile. Ecco, oggi diciamo si può tranquillamente, non solo in ambito agricolo, ma anche in città, si può bruciare materiale di risulta, basta non farlo nei periodi di divieto, che sono quello estivo per motivi di incendi o quello legato alle situazioni di qualità dell'aria, quando i valori di polveri sottili sono troppo alti, ma in tutto il resto dell'anno si può fare, basta mantenersi a una distanza di almeno 10 metri dal perimetro, della proprietà. Ecco, però no, a noi interessa non solo rispettare le leggi vigenti, ma interessa migliorare circolarità e sostenibilità. E come procedere allora in questa direzione? Il primo passo, a mio avviso, è quantificare.
oggi non sappiamo, non abbiamo il computo delle biomasse che produce un allestimento verde, il verde urbano, il verde agricolo ancora meno, perché buona parte di queste biomasse sfuggono dalla gestione che passa dal gestore dei rifiuti. E quindi ecco, non sappiamo proprio quante tonnellate, e questo ci impedisce anche di fare dei calcoli di circolarità e di sostenibilità. Dobbiamo iniziare a quantificarlo e su questo io ho anche qualche proposta che sto cercando di sottoporre a qualche amministrazione per cercare di andare in questa direzione. Poi ridurre la percentuale di biomasse che vengono utilizzate a scopo energetico, perché oggi la maggior parte della legna, della frasca che viene prodotta nel nostro paese viene bruciata, viene utilizzata l'80% per produrre energia e solo il 20% come materiale di costruzione o per altri usi. Ecco, dovremmo cercare di ribaltare questa proporzione, invece che 80-20, farla diventare magari 20-80, utilizzare le biomasse più di scarto, più di cattiva qualità, come per scopi energetici, invece la legna buona, utilizzarla per travi, assi, mobili, o come in questo caso che ho fotografato proprio a Prato, per arredi di parchi. Ecco. Quindi serve per esempio incentivare la cippatura e il compostaggio, far sì che quella soluzione che adesso per il contadino, ma anche per il gestore per un parco è la soluzione più economica, lo diventi meno e diventi più invece conveniente fare l'altra cosa, cippare, fare compost. Promuovere poi l'uso della legna come materiale durevole, appunto come qui in foto, ma ci sono sempre di più situazioni interessanti anche che entrano in sinergia con le operazioni che avvengono in ambito urbano. Ci sono ad esempio, soprattutto nel nord Italia, delle segherie mobili, cioè aziende che portano le loro attrezzature laddove avvengono degli abbattimenti per recuperare quella legna, per farne appunto assi o travi o altro, insomma, e che non venga sprecato quel materiale così prezioso che è il legno, che non venga bruciato per produrre giusto un po' di energia. E poi ecco, ovviamente, ecco, questo dovrebbe essere ovvio, ma spesso non lo è, valutare l'effettiva necessità degli interventi pesanti, in particolare di abbattimento. Cioè, oggi in diversi contesti, anche in diverse amministrazioni, hanno un approccio un po' sbrigativo sugli abbattimenti. L'abbattimento viene considerato non essere così, essere una soluzione abbastanza rutinaria, tanto si ripianta, ecco. Abbiamo visto che le piante adulte hanno molti vantaggi se sono in salute, ma poi l'abbattimento, diciamo, l'intervento, l'approccio troppo sostitutivo ha anche questo inconveniente in più di darci del materiale di risulta in più che poi dobbiamo trovare il modo di gestire. Ecco, quindi io mi prendo questi ultimi minuti per fare qualche riflessione conclusiva sulla manutenzione. Ecco, ho messo qui alcuni punti che mi sembrano importanti. Innanzitutto, non separiamo i costi di realizzazione con quelli di manutenzione. Ecco, abbiamo visto, tendiamo a pensare alla sistemazione a verde come qualcosa che facciamo e che poi va avanti da sé, abbiamo visto non essere così. E questo a volte crea delle criticità notevoli. Questa foto che io ho fatto durante una potatura di una siepe di un parco storico a Firenze, un parco che dipende dalla sovrintendenza, riguarda una situazione che è dovuta rimanere chiusa, un parco
storico che è dovuto rimanere chiuso per diversi anni perché mancava, perché era budget zero sulla manutenzione, cioè mancavano i soldi per fare un taglio dell'erba, per fare un taglio delle siepi, per potare alcuni alberi che erano insicuri e quindi era pericoloso camminarci sotto. E quindi è stato solo grazie alla caparbietà e all'impegno del direttore di quel parco che è riuscito a trovare degli sponsor, dei fondi, così da fare degli interventi di ripristino. In mezzo a questi interventi di ripristino, ritagliare un budget anche per la manutenzione ordinaria, e che questo parco si è potuto riaprire. Ecco, se non teniamo in considerazione questo, poi rischiamo che anche i progetti ambiziosi di messa a dimora di tanti alberi si scontrino tra qualche anno con la manutenzione, perché più verde, più giungla urbana significa anche più manutenzione, significa anche più personale che stia dietro a queste cose. E in questo dobbiamo anche saper quantificare le esigenze in modo realistico. Cioè, un tempo si diceva che si stabiliva più o meno che per 1 o 2 ettari di verde servisse almeno una persona per la manutenzione ordinaria annuale, cioè una persona che 5 giorni a settimana, che per tutto l'anno, seguisse quell'ettaro o due di verde. Adesso purtroppo non è così. Il personale è molto meno di un tempo, a volte è un decimo di quello che era qualche decennio fa. E quindi molto viene dato in appalto. Spesso gli appalti sono al massimo ribasso perché i soldi scarseggiano. Ecco, è necessario fare dei calcoli realistici delle esigenze della manutenzione. Poi un tema su cui non si è riflettuto abbastanza e su cui secondo me è necessario stimolare una riflessione è quello della fiscalità. Una fiscalità più attenta alla sostenibilità, cioè se sono vere tutte le cose che ci siamo detti, ovvero che le piante in città ci arrecano tutta una serie di benefici che sono utili per i loro servizi ecosistemici, eccetera, eccetera, che è fondamentale rinverdire le città, anche il fisco deve muoversi di conseguenza. Oggi l'IVA, l'imposta di valore aggiunto per le manutenzioni a verde, è del 22%. Voi saprete che l'imposta sul valore aggiunto ha 3 scaglioni, no? Il più basso è il 4% per cose di primaria importanza, che sono il pane, il latte, per cose un po' meno necessarie, che sono tipo lo yogurt, è al 10%, per le cose anche considerate ancora meno necessarie, il 22%. E oggi la manutenzione rientra nel 22%, all'IVA, diciamo, far potare delle piante alla stessa IVA che comprarsi un SUV. Sappiamo che la seconda cosa è comprarsi un SUV è qualcosa che ha un impatto ambientale, un impatto così negativo, e invece che le piante, che curare le piante ha un impatto positivo, però il fisco, ecco, di questa differenza ancora non se ne è accorto e bisognerà stimolare, bisognerà spingere perché se ne accorga. Poi, ad esempio, esistono gli strumenti nuovi, positivi, come quello del bonus verde, e che fanno sì che ci siano degli sgravi su certi interventi, però ancora una volta questo bonus verde riguarda solo le realizzazioni. C'è una nuova realizzazione a verde, un ripristino, eccetera, hanno diritto a questi sgravi, al bonus verde, ma la manutenzione no. Ancora una volta si fanno i conti, solo ci si dimentica della manutenzione, per cui realizzare qualcosa a verde è considerato come qualcosa di utile su cui esiste lo sgravio, ma mantenerlo nel tempo no, è ancora considerato quindi un lusso. E questo dovrà cambiare. Poi ovviamente c'è il tema della professionalità. Abbiamo visto che danni può provocare sul patrimonio verde l'assenza di professionalità. C'è l'idea che
in questo ambito ci si possa rivolgere a lavoratori poco specializzati, a tuttofare, a persone che ci fanno spendere poco, e questo non sempre, diciamo, non sempre è privo di conseguenze. Io ho scritto qui che le piante non urlano, nel senso che se noi andiamo da un dentista e questo non sa lavorare, ci fa male, urliamo e poi non ci ritorniamo più. Le piante invece, tra le tante qualità che hanno, non sanno così urlare quando sono sottoposte a interventi sbagliati. Però la mancanza di professionalità è qualcosa che nel lungo periodo ha un impatto, sia dal punto di vista ecologico ma anche economico, e quindi si deve andare sempre di più verso una maggiore professionalità. Infine, una domanda. Ecco, la logica dell'appalto, del lasciare tutto il settore in mano a una logica di appalti è la più economica? Ecco, forse nel breve periodo può esserlo, secondo me non sempre anche nel breve periodo, però nel lungo periodo certamente avere invece del proprio personale formato e che in modo continuativo segua una certa area, una certa sistemazione a verde, avere lo stesso occhio, avere le stesse mani che seguono nel tempo un certo contesto vegetato, ecco, sicuramente, secondo me, ha anche dei ritorni in termini economici, consente una miglior gestione complessiva. Ecco, io avrei concluso per oggi, sono le 7 in punto. La settimana prossima avremo l'ultima lezione, parleremo di alcuni buoni esempi, di alcuni casi studio. Ci sarà forse, ancora non ne ho la certezza, ci sarà forse qualcuno anche dello studio Boeri per raccontare anche qualcuno degli interventi dello studio Boeri Architetti, che si occupa dei vari progetti di Prato Urban Jungle, ma anche del Bosco Verde, insomma, il Bosco Verticale di Milano, è uno delle famose opere di questo studio. Ecco, e quindi ci vedremo insomma, in quell'occasione parleremo appunto di alcuni esempi pratici, di alcuni casi studio. Leggo l'ultima domanda, mi sembra ci sia un'ultima sola domanda. Sensibilizzare per la manutenzione gli utenti stessi sotto la guida di un esperto. Alcuni interventi non richiedono particolare qualificazione. È vero, ci sono interventi che hanno una richiesta minore di professionalità, però anche laddove non sembra, sarebbe utile avere una maggior professionalità. Uno dice: potare una siepe lo può fare chiunque, sì, è vero, o insomma quasi chiunque, ma per esempio riconoscere un patogeno che finora era assente in quella siepe e che si sta sviluppando non è da tutti. Riconoscere che stanno nascendo delle piante, delle invasive che se si tolgono immediatamente danno poco lavoro, invece se crescono per 3 o 4 anni diventa un lavoro molto complicato. Questo richiede un occhio un pochino più allenato e professionale anche su una questione banale come la potatura di una siepe. E quindi ecco l'invito un pochino ad andare sulla linea delle professionalità. Sensibilizzare sicuramente è importante. Sensibilizzare, io mi sono trovato giorni fa a parlare in conference call con un'amministrazione comunale e ho trovato molto interesse da parte del sindaco, da parte del sindaco di un piccolo comune toscano, dell'assessore all'ambiente, ecco, la voglia anche di formare la propria squadra di operai su certe questioni. Ecco, sicuramente tutto questo è importante e sono messaggi che possiamo fare passare in tanti. Ecco.
E questi corsi vogliono servire anche a questo, questa dissemination, diciamo, di materiale, di idee all'interno di un progetto europeo ha anche questa valenza. Ecco, io non ho altro da dirvi, così spero di ritrovarvi lunedì prossimo e buona serata a tutti.